Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è Agromoderni, siamo qua in questo nuovissimo episodio di Construction Simulator. Nello scorso episodio abbiamo caricato un bel po' di pallets su un piano che poi è aumentato. In questo episodio andremo a gettare un bel po' di cemento. Ora, devo solo riuscire a capire dov'è la posizione più comoda per andare a utilizzare questa pompa qua. Io provo qua, giusto perché sto iniziando a capire che in effetti andiamo molto in altezza. Perciò, se abbiamo il rischio che... Ok, se abbiamo il rischio di non arrivarci è un po' un problema. Dobbiamo essere il più attaccati possibile. Non è che mi posso mettere lì all'entrata. Penso, ad occhio, non posso mettermi lì all'entrata a fare una cosa del genere. Quindi penso che dovrò tirare di sicuro questo tutto su. Ok, poi tirerò anche questo tutto su, probabilmente. Io proverei a mettere un'altra visuale, così. Vediamo un attimo a che altezza stiamo arrivando. Ammazza, oh. Va su, sto caseggiato. Dov'è che devo gettarlo? Adesso leggiamo la consegna. Ok. Perfetto. Allora, abbiamo tirato tutto su, in teoria adesso poi posso ancora sbracciare un po', ma... Allora, getta il calcestruzzo negli alimenti preparati sul cantiere. Vuoi dire... Oh mio Dio, devo buttarlo... Ah, dobbiamo fare i muri. Oh mio Dio, che figata. Voglio solo riuscire a capire come riusciamo a giostrarci per sta roba qua. Perché è tutto molto figo, ma... Ah, ok, va ancora così. Ok. In teoria così è tutto allungato. Tutto in verticale. Vedete che riusciamo ad andare addirittura più su della gru. Il che non è per niente un male. E a questo punto direi che possiamo tentare di fare una cosa del genere. Vediamo un attimo come che funziona. Se io mi giro, vi faccio fare una piega del genere. Allora, prima di tutto devo sganciare questo per riuscire a capire dove che andiamo, perché poi anche se lavoriamo in altezza non è un problema. Il fatto è che dobbiamo riuscire a trovare una posizione comoda per andare a gettare proprio lì dentro ai muri. Ok, tipo così sarebbe decente. Ora scendiamo un attimo perché devo buttargli dentro il cemento. Qualcosa penso che possiamo anche fare con la gru, eventualmente. Però quello che riesco a fare con questo è meglio, diciamo. Cioè, se riesco a fare il più possibile con questo è molto meglio, perché non devo andare su e giù con quel cestello lì che mi girano un po'. I cojones. Ora. Andiamo qui. Stop. E adesso cerchiamo di farcelo tutto in retro. A sto punto. Ora io metto su un attimo il tubo al centro. Metto qua così. Ok, a posto. Voilà, ora facciamo gettare. Dovrebbe andare. Saliamo qua sopra. Questo sì che è un bel cantiere, dai. Queste sono le parti che ci piacciono. Ok, now è giunto il momento della verità. Iniziare a gettare. È che voglio prima capire. Ok, sì, è qua che dobbiamo... Cioè, basta far così o... Meno male che non ci conta gli errori quando facciamo sbavatura. Altrimenti sapete che casino. Ora, aspettate che devo riuscire a capire come arrivare più lontano. Senza la gru, perché volendo c'è anche la gru, ma... Ah, forse è così, vediamo un attimo. Ok. Vediamo se... Perché in teoria qua se le butto abbastanza, poi lui tende lievemente a equilibrarsi, no? Tipo l'acqua, penso. In realtà non lo so. Ora, se io facessi tipo una cosa del genere, posso tentare di arrivare più in là? In teoria sì. Ok, perfetto. No, ecco, qui che ci piace. Perfetto. Ora mettiamo anche un po' qua.
va là. Ora ci giriamo, andiamo un po' in qua. Guarda, devo provare con... no, così. Perfetto, forse ho capito come maestrarci, come giostrarci. Ok, vediamo se sale il livello. In effetti però non lo vedo salire il livello lì nella task. Ma non lo sto mettendo fuori, vero? No. Vediamo un attimo, proviamo a gettare di qua, magari non gli piaceva lì nell'angolo, non me lo conta per qualche strano motivo. Ora proviamo a fare una cosa del genere. Ok, perfetto. Qua me lo conti? Oh, non me lo vuole contare. Ok, scusate che sentivo un rumore strano. Ho detto non è che c'è tipo qualcosa sotto. Sì, qua lo sta contando, perfetto. Boh, chissà come mai. Magari non ero ben centrato. Vediamo. Qui me lo conti? Ok. Vediamo se riesco a farlo scorrere. Sì, ok, piano. Figo questa cosa qua. Sapete cosa ci vorrebbe in questo gioco anche? Tipo una modalità regista come hanno alcuni giochi, non farming, però alcuni giochi hanno una modalità regista in cui tu praticamente puoi anche fare, ti salvi, no? E poi puoi andare a fare delle riprese particolari. Qua secondo me ci starebbe alla grande, cioè ti puoi fare dei film video veramente fighi. Cioè. Altro che Farming Simulator. Però purtroppo invece la modalità normale non è così ben studiata per questo tipo di attività. Ora, vediamo un attimo se riesco ad avvicinarmi un po' di più. Ok. Tanto ho già visto che è inutile insistere, vediamo di qua. Tra l'altro io voglio vedere solo un attimo dopo. Ah, prima qui, vediamo se riesco a mettere qualcosa. Sì, perfetto. Voglio vedere un attimo poi la posizione della pompa, perché voglio vedere solo un attimo come siamo. Ah, ok, no, stiamo operando abbastanza bene, dai. Ci sta, ci sta. Anzi, mi sa che adesso farò anche una bella screen. Ok. Ora stavo pensando come che faccio a così, mi sa che è l'unica. Tac. Speriamo di centrarlo, sì, perfetto. Stoppiamo. E ora andiamo un po' più su. Addirittura, ancora più su. Direi per qua. Piano, ok. Ok, dai, ci siamo quasi. Ci manca solo più la parte della zona qua, secondo me. Poi dovrebbe contarcela abbastanza a posto. Dai, c'è un po' di area in cui manca di lama. Io chiuderei un attimo l'occhio, anche se non facciamo proprio tutti i muri pieni. Tanto cosa volete che succeda? Terremoto e poi l'azienda di agromoderni va a finire nelle grane. Qui. Ok, prima di terminare volevo solo un attimo fare una screen, perché mi sembra un bel cantiere questo, molto bello. Ok, yeah, purtroppo c'ha, ecco, qualcosa anche di questo tipo. E qualcosa di questo tipo. Perfetto, scusate, è che ogni tanto io devo anche mettermi da parte qualche screen, poi da utilizzare nelle copertine, altrimenti non so cosa usare. Ok, mo. Ok, perfetto.
siamo quasi. Penso che manchi solo più quella zona lì. Dai. Cioè, più di così dove vuoi che te lo... Ah, là, forse. Forse c'è quel pezzettino là che non gli è piaciuto. Adesso lo andiamo a riempire un po'. Ok. Ancora niente. Ancora niente. Dobbiamo anche andare laggiù, secondo me. Che poi penso che ci siano delle tele... Vabbè, oltre al fatto che abbiamo già discusso l'altra volta sul fatto che molto probabilmente utilizzano anche... Cioè, ci sono direttamente i muratori sul posto. Ok, ce l'abbiamo fatta, alleluia. Molto probabilmente ci sono anche... Senza molto probabilmente, ci sono solitamente anche... sul posto i muratori, però penso che ci siano anche dei dispositivi tipo video per queste situazioni, perché altrimenti come fai? Allora, adesso alcuni di voi mi hanno detto che con varia spazzatrice si... aspettate, scusate, vado solo un attimo adesso a controllare perché mi viene il dubbio. Opzioni, comandi. Ok ragazzi, ho controllato, ma mi avete detto una bugia. Nel senso che ho guardato, ma non è vero il fatto che ci sia un comando che permetta il sistema automatico di ritrarre. Oddio, potremmo fare una cosa del genere, così ci risparmiamo tanto di quel tempo che non avete idea. Vediamo un attimo, parco macchine. In teoria possiamo fare una cosa del genere. Pompa calcestruzzo. Sì. Chiudi. Voilà, a posto. Così abbiamo finito. Ora. Farei che mettermi in modalità così, così ritraiamo un attimo i supporti, liberiamo un attimo la zona, che dobbiamo penso portare ancora della roba, vediamo. Procurati 8 di muro prefabbricato dalla fabbrica dei muri prefabbricati, che sono da posizionare correttamente nel cantiere. Va bene. Vabbè, a parte che non ci serve a sto punto, sto pulsando un attimo la betoniera che butta. Non ci serve in realtà più di tanto adesso. Ok, portar via i mezzi, perché comunque facciamo di nuovo come abbiamo fatto adesso. Niente ragazzi, mi sa che per questo episodio è tutto. So che forse è stato un po' più corto degli altri, ma ogni tanto ci sta. E noi ci vediamo, penso, domani, se questo non è un video che è uscito alle 15, con un nuovo episodio. Spero che vi sia piaciuto questo video in cui abbiamo visto per la prima volta una situazione degna della pompa del calcestruzzo, perché prima era tutto una situazione molto facile, mentre invece questa era abbastanza in alta quota. E niente, adesso io mi porto dove dovremmo caricare e registro, penso, l'ultimo episodio, vediamo un attimo, di questa serie di episodi, perché andiamo insieme, ma... Infatti, l'ultima parte, prendiamo i muri prefabbricati, li portiamo qua, penso che dovremmo fare... Pizzica, ma li dobbiamo, guardate là, li dobbiamo mettere proprio nelle posizioni giuste. Sarà abbastanza incasinata come cosa. E niente, direi che da Gromoderni è tutto. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, se vi sta piacendo questo mega cantiere. Noi ci vediamo domani in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.